Bentornati sul canale di Itacom.it, io come sempre sono Amaka e oggi spacchettiamo tanta roba di Cotobuchiglia perché era un po' che effettivamente non spacchettavamo qualcosa di Coto. Mi sono arrivato un sacco di figure, quindi vorrei mostrarvele tutte e facciamo una bella sboxata di massa. Quindi come vedete subito una bella Art FX di Wonder Woman, poi c'è l'angolo Bishojo, ne avremo diverse a spacchettare, questa è soltanto una, poi Art FX J con Persona 5, insomma, tanta roba. Come sempre prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, seguirci su tutti i vari social che trovate qui sotto in descrizione. In descrizione trovate anche tutte le varie informazioni sulle varie figure per acquistarle, ma anche le recensioni di Itacom.it che abbiamo già fatto. Ma adesso andiamo a bomba a spacchettare. Io inizierei subito a bomba con questa Art FX scala 1 a 6 di Wonder Woman, tratta dall'ultimo film Wonder Woman 1984. Questa, ragazzi, è una figura pazzesca. Box, come avete visto, molto curato e sicuramente più grosso rispetto alla media Cotobuchiglia, come vedete, perché comunque la scala è 1 a 6 e è bella grossa. Solito blisterone in plastica, c'è anche un livello sottostante con degli accessori. È mica male, mi piace proprio, bella cavolo. Eccola qui assemblata completamente, ho dovuto semplicemente attaccare le mani con il laso, quindi assemblaggio semplicissimo. Abbiamo anche i capelli al vento, comunque il senso di movimento è reso molto bene. Colorazione ottima, mi piace anche l'incarnato, si vede che hanno fatto anche un ottimo lavoro su quello. Per quanto riguarda il viso è somigliante, in particolare su alcune angolazioni, diciamo che comunque essendo un viso umano che conosciamo bene, poi replicarlo in PVC comunque non è semplicissimo e devo dire comunque Cotobuchiglia ha fatto un buon lavoro. Guardate invece l'armatura, che spettacolo, anche la colorazione che è lucida. Non so se ci avete fatto caso, però la base forma una W, base in plastica leggera, invece il PVC qui è bello solido, corposo, bello tosto, come piace a noi. Devo dire che è veramente bellissima, ragazzi. Io, scusate, mi tolgo la felpa perché ho un caldo infernale qua con tutti sti fari. Bene, procederei subito con l'angolo Bishojo perché so che lo amate, amate questa linea di Coto e queste sono le ultime che ci sono arrivate. Questa è Leatherface, quindi la Bishojo Horror. Sappiamo che le Bishojo Horror in realtà sono tantissime ormai e sono diversi anni che Cotobuchiglia le sviluppa e sono sempre reinterpretazioni molto interessanti. Vediamo se anche in questo caso ci convincerà. Occhio, la motosega insanguinata, che roba! Formosa lei, eh? Normalmente c'è anche la testa intercambiabile con la maschera fatta di pelle umana. Eccola qui, ve la mostro meglio, sicuramente la linea la conoscete già, ma guardate che bella che è. Comunque, insieme ai vostri Freddy Krueger, ma anche magari It e tutte le altre Bishojo che sono uscite, sono sicuro che farà un figurone. Motosega comunque è fatta benissimo, guardate il sangue che sgocciola. Molto convincenti le macchie di sangue che troviamo sul sinale, guardate. Sì, sembra davvero sangue. C'è anche la mano che è insanguinata, vedete? Livello tecnico, come sempre, qualità altissima per questa linea, quindi bella la scultura, ottimo PVC, ma anche la colorazione è precisa, senza difetti. Personalmente devo dire che questa reinterpretazione del personaggio comunque mi piace. Sono convinto comunque che chi ama questa linea un pochettino è anche predisposto, no, a vedere questi stravolgimenti. Proviamo adesso l'altra testa. Ok, fa meno paura di Leatherface quello vero, però comunque è inquietante anche questa, eh. Chiaramente con questa testa il riferimento a Non aprite quella porta è ancora più evidente. Però tra le due, boh, probabilmente io userei quest'altra testa. Se volete far capire che è Leatherface, sicuramente questa è più adatta. Se invece vi piace semplicemente avere una Bishojo con una motosega insanguinata, magari questa è un po' più vaga e sicuramente un pochettino più morbida, diciamo. Andiamo avanti con le versioni horror. Questa volta parliamo di It, Pennywise, quindi il mitico clown tratto dall'omonimo film. Non vedevo l'ora che mi arrivasse questa Bishojo perché, ragazzi, è fantastica. L'abbiamo anche recensita su Itacom.it, trovate una valanga di foto e, vabbè, non vedo l'ora di vederla meglio insieme a voi qui sul canale. Beh, ragazzi, qua credo che abbiamo già la vincitrice come
la migliore figure del giorno. Magari mi sbaglio, vediamo le altre figure, ma questa è meravigliosa. Meravigliosa, secondo me, la butto lì, una delle migliori Bishojo mai uscite. Sono sincero, è straordinaria, bellissima. C'è anche la base, l'idea. Insomma, è bella. Bellissima, bellissima. Kotobukiya, qua ti sei veramente superata. Vabbè, qua il livello tecnico, ragazzi, è altissimo. Già la scultura, anche la reinterpretazione dei designer comunque di Kotobukiya mi piace parecchio, è riuscitissima. Abbiamo anche del PVC semitrasparente, vedete qui nei fiocchi, ma anche nel colletto che ha attorno al collo, appunto. Il palloncino pure è semitrasparente e c'è una asticella che dovrebbe essere in metallo, comunque è delicatissima. Chiaramente è una figura che bisogna toccare con molta attenzione. Anche la base mi ha colpito più del solito, perché vediamo It camminare praticamente su delle chiazze di sangue e c'è una barchetta con scritto George, quindi i riferimenti anche al film ci sono e ci piace. Viso è strepitoso, bellissimo. Abbiamo iniziato subito col botto, cioè delle figure da urlo. Kotobukiya, brava, brava. Tolgo un po' di roba e continuiamo con le Bishojo. Altra serie che sta andando avanti ormai da un po' è quella dedicata a My Little Pony, quindi tutte le Bishojo dedicate a questa licenza. Questa è Applejack, naturalmente abbiamo come sempre la figura accompagnata da un mini pony. Questa serie è caratterizzata dal fatto che abbiamo sempre una figure, ma anche un... Ammazza che botti! E... ma anche un... ce l'ho fatta! Ma anche un... ce la faccio a dirlo? Non lo so. Un pony in accompagnamento. Eccolo qua. Vedete cos'è? Che le Bishojo, pure se non conoscete i personaggi, sono talmente belle che le volete tutte. Stupendo. Pure questa è una bomba. Ecco qua Applejack con il suo pony, guardate che bella che è, cioè questo stile un po' country così da cowgirl, guardate che bella. Qualità sempre altissima, proprio niente, lo standard di Bishojo è quello, se lo conoscete sapete che ognuna è fatta in quel modo, non c'è un calo di qualità, anzi mi sembra che le fanno sempre meglio. E comunque devo dire che su tutte quelle che abbiamo visto fino adesso, anche i segni di stampa praticamente sono invisibili. Mi ha stupito per esempio Wonder Woman, non si vedono. Ottima la colorazione, pure qua l'incarnato è ben sfumato, insomma, bella. Cioè guardate il viso, che spettacolo. Stupendo, eh. E poi c'è il pony, eccolo qua, che è agganciato alla base, non si può staccare, se qualcuno se lo stesse chiedendo. Andiamo avanti con un'altra Bishojo, questa volta universo Marvel, Black Cat. Questa è una figure storica della linea Bishojo, è stata rivisitata e riproposta proprio di recente, così da dare modo ai collezionisti di recuperarla. Anche lo standard qualitativo è chiaramente quello odierno, in più hanno cambiato qualcosina. Di che cosa stiamo parlando? È una più bella dell'altra, ragazzi, non so come dirvelo. Questa è atomica. Questa è atomica. Allora, ragazzi, io avevo detto che It sarebbe stata probabilmente la migliore del lotto. Vabbè, forse continuo a dirlo, ma questa si avvicina tanto. Non lo so, comunque lo standard qua pure è altissimo. Guardate che spettacolo Black Cat. Sapete qua cos'è che fa tanto effetto? È il costume, perché è tutto lucido. Guardate che roba. Guardate che bell'effetto che fa. Stupenda, stupenda. Praticamente sembra in vero lattice, è strepitosa. Qua hanno fatto pure una colorazione da urlo, eh. Guardate pure il viso, che roba. Guardate che bella. Anche i capelli non sono semplicemente bianchi, ma hanno una specie di finitura lucida anche qui e sembra un po'... sembrano un po' argentati, non so come dirvi, vedete? Tra le differenze rispetto a quella originale abbiamo anche la base, vedete, che è formata da diversi diamanti, sono in plastica e sono trasparenti. Insomma, ragazzi, una figura più bella dell'altra oggi, eh? Purtroppo è l'ultima Bishojo del lotto di oggi, ma abbiamo comunque altre figure da spacchettare e comunque non è che sia una roba da poco avere la Bishojo di Sniper Wolf da Metal Gear. Anzi, sono molto carico di aprirla. Si preannuncia pure questa un'altra bella bombetta, eh? Anche qua, ragazzi, livello altissimo, veramente molto bella. Spacco decisamente provocante per Sniper Wolf. Colorazione ottima, da segnalare anche i capelli semi-trasparenti, vedete?
Poi abbiamo la cassa sulla quale andremo ad appoggiare la figura. Vedete che c'è anche il lupacchiotto che esce da lì. Una scatola di munizioni che è in PVC pieno, stranamente. Pensavo fosse vuoto, invece è bello tozzo. Non poteva naturalmente mancare il fucile da cecchino. Anche qui ottima reinterpretazione di Shunya Yamashita, che è il designer della linea Bishojo. Abbiamo Sniper Wolf seduta sulla cassa e mi piace molto la naturalezza della posa, ma anche come tiene il fucile. Sembra proprio come se lo accarezzasse, come se fosse un vecchio amico. Poi vabbè, c'è anche il lupacchiotto lì sotto che è troppo simpatico, insomma una composizione ottima. Una cosa sicuramente da segnalare è che non ci sono perni, quindi bisogna appoggiare e basta la figura con tutti i pezzi. Quindi sicuramente è un po' delicata, perché se la toccate poco poco e il fucile per esempio non è posizionato bene, potrebbe cadere, quindi attenzione quando la posate. Faccio un po' di pulizia e andiamo avanti con le ultime tre figure di oggi. Andiamo avanti con la Art Effects Premiere di Capitan Marvel. Questa invece è una linea relativamente giovane. Abbiamo molti personaggi della Marvel, ne abbiamo spacchettati diversi qui sul canale. Come vedete la scatola è sempre bellissima e molto curata. Linea caratterizzata da un'alta qualità, quindi abbiamo una scala più piccola rispetto alle Art Effects, ma comunque abbiamo una qualità davvero superiore. Qua abbiamo diversi pezzi, andiamo a montarli. Anche questi sono personaggi comunque rivisitati, quindi non sono tratti dai film, eh. Abbiamo un viso del tutto originale. Dico perché all'interno della scatola c'è pure questo stemma. Ce l'hanno tutte, eh? Di questa mi ha stupito la base, guardate che figata atomica. Questo è formato da tre pezzi, è anche molto semplice assemblarli. Guardate, si appoggia così, che spettacolo. Fighissimo, fa un gran bel effetto. Tra l'altro è fatto anche in PVC semi-trasparente, guardate. Vedete? Prima di metterla sulla base ve la faccio vedere meglio più da vicino. Guardate un po' qua. Viso ottimo, colorazione ottima. Mi piace anche la posa, guardate. Spettacolo, eh? Molto bella, molto 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 bella. Colorazione davvero ricchissima di sfumature. Il viso pure è perfetto, insomma. Bel lavoro. Tra l'altro la tuta è anche tutta metallizzata. Guardate che spettacolo. Questa è proprio una bomba. È una delle più belle, secondo me, che ho visto delle Art Effects Premiere. Eh? Bellissima. Guardate che spettacolo che è. Dà proprio un senso di grandissimo dinamismo. Ed è come se, vedete, Capitan Marvel avesse sfondato con un pugno, non so, un meteorite o comunque una pietra gigante. Io me la immagino nello spazio volare e appunto pronta a distruggere qualche pezzo, qualche detrito che trova in giro. Bellissima, veramente bella. Bel lavoro, cavolo. E ragazzi, ci siamo, le ultime due figure sono tratte da Persona 5. Io è un gioco che ho adorato, ci ho fatto uno scatafascio di ore ormai diversi anni fa, ma sappiamo che è uscita la nuova edizione e per l'occasione Kotobukiya ha deciso di ristampare questa figure, ma anche di riproporci un nuovo personaggio, cioè Kasumi, che ho qua sotto e spacchettiamo subito dopo di questa. Comunque già la scatola, guardate che spettacolo che è, bellissima, coloratissima, ricorda proprio tanto le atmosfere del videogame. Altro vi dico pure questo, quando sono stato in Giappone a febbraio dello scorso anno ho cercato queste figure, ancora non erano state ristampate e non c'era uno che ce l'aveva. Addirittura in sede a Kotobukiya mi hanno detto: guarda, sono esauritissime, quindi non riusciamo a trovartele. Adesso l'hanno ristampate e ovviamente non potevo che prenderla. Ta 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 ta. Oppure ta na 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 na. Ta ta na 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 na. Ta. Che bomba, finalmente! Ecco qui Joker da Persona 5 The Royal, che è la versione appunto definitiva per giocarsi Persona 5. C'è anche il doppiaggio in italiano. Ve lo consiglio, se non l'aveste giocato, ragazzi, mi raccomando, recuperate questo gioco, soprattutto se vi piacciono i JRPG giapponesi. Vabbè, lo dice il nome stesso, JRPG Japan, ok.
Linea ArtFXJ scala 1:8 e anche qui ragazzi la qualità è davvero eccellente. La posa ragazzi qua è perfetta, rappresenta benissimo il personaggio che scappa durante uno dei suoi colpi. Ha una pistola, l'immancabile mascherina, insomma guardate il viso pure quant'è fatto bene. Davvero molto somigliante alla controparte videoludica, eccellente. Tinte in questo caso abbastanza neutre di colorazione, ma comunque rappresenta perfettamente il design del personaggio. Una delle chicche micidiali di questa figura è la base, guardate che spettacolo che è con la scritta Take Your Art. Guardate poi qua dietro che c'è anche la mascherina che va a rialzare la base, che va a mettere in obliquo il tutto, quindi è anche un po' più particolare, vedete? No, veramente bellissima. Adesso la voglio vedere assolutamente insieme a Kasumi, che è praticamente la figure perfetta da associarci. Anche sulla scatola di Joker c'era questa cosa qua, guardate, qui c'è la maschera praticamente, è trasparente, sotto vedete c'è un'altra immagine, pure la scatola proprio tanta roba, eh. Clamorosa, clamorosa. Ci ho messo un pochino a montarla perché a differenza di Joker qua dovevamo agganciare la base e mettere il foulard, vedete, tutto attorno al personaggio, e proprio questo dettaglio rende la realizzazione straordinaria. Già la posa si addice perfettamente a Kasumi, ma in più va a sposarsi perfettamente anche con Joker, ma soprattutto vedete quanto è dinamica. Il tutto è enfatizzato poi dal nastro che le ruota attorno, guardate che figata. Anche la base è molto curata e troviamo la scritta Beauty is Devotion. E anche qui il dettaglio, vedete, della maschera lì sotto che va a rialzare e a sbilanciare, diciamo, tutta la realizzazione. Anche qui, come sempre, viso ottimo, colorazione ottima. E qui c'è la spada. Guardateli poi insieme, ragazzi, sono una bomba. E considerate che ci sono anche altri personaggi, speriamo che li ristampino. Ecco qua tutte le figure che abbiamo spacchettato oggi. Cioè, se vi dovessi dire quali sono le mie preferite, sicuramente It, linea Bishojo Horror, l'ho adorata, bellissima. Mi è piaciuta moltissimo anche Black Cat, sempre linea Bishojo. Poi che dire, vabbè, io quelle di Persona 5 diciamo che sono di parte, ho adorato il videogame, non vedevo l'ora, sono comunque molto ben realizzate. Sicuramente mi ha stupito di più Kasumi, ero più forse carico, entusiasta di vedere Joker, ma in realtà Kasumi è più bella, bisogna dirlo. Niente, me ne ero dimenticato una. Niente, Capitan Marvel l'avevo lasciata qua dietro da sola, poverina. Qua anche lei è molto bella, soprattutto per la base, il diorama. Vabbè, l'Art FX 1:6 di Wonder Woman, molto, molto interessante. Insomma, tutte veramente bellissime, ragazzi. Un lotto pazzesco, spero che anche voi abbiate apprezzato. A tal proposito, voglio sapere la vostra. Qual è la figure che vi è piaciuta di più di questo lotto? Naturalmente, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella e mettete il solito pollicione che non guasta mai. Come vi dicevo all'inizio del video, trovate tutti i link in descrizione per vedere le varie recensioni che abbiamo già pubblicato su itagon.it, ma anche le schede per acquistarle. Qui sotto trovate anche tutti i vari social, seguiteci su Telegram, dappertutto, vabbè, insomma, solite robe. Ah, vi lascio pure due bei video qua di fianco a me che vi suggerisco di vedere. E a questo punto ci vediamo al prossimo video. Ciao dal vostro Amaka!